Hello my friends, oggi guardiamo i TikTok più virali di Minecraft. Via! Sono roba, però la musica no, bassissima magari, perché era brutta, non mi piace. Wow, queste sono tutte cose che vedrete, vi piaceranno, vedete questa roba dove il portale si vede attraverso? Una chiccheria, chi non la vorrebbe nel proprio mondo? Sarebbe fighissimo. Infatti il tizio è talmente preso bene da questa novità che aveva anche la skin del portale. Questo non lo... la cassa a forma di... Mamma mia, il pollo... ma queste sono novità. Il maial creeper. Quello mi è piaciuto, Però le musiche, terribili una peggio dell'altra, le tolgo perché era una cosa incredibilmente brutta. Questo? Questo è quello che faccio sempre io per griffare. Molto bello. Molto bello. Però se lo fai così, effettivamente, devo dire, viene fuori qualcosa di figo, Guardate un po'. Tutta la lava che cola, una piramide di lava, Tutta che si allarga, che si apre. Tra l'altro tutti questi TikTok vedo che sono fatti su Minecraft per il cellulare. Credo che ultimamente a giocare su quello per il computer siamo rimasti io e io, perché tutti giocano su quello per il cellulare. Ditemi voi su quale Minecraft giocate di più, perché io penso veramente non... Cioè sulla Switch so che molti ci giocano, oppure sul cellulare. Su computer, ragazzi, veramente è rimasto nessuno. Queste sono le Minecraft con la grafica eccessiva. Devo dirvi, lo sapete che io non... Anche così, vedi, con la lava tutta luminosa, preferisco Minecraft normale. Cioè, a parte qualche volta che anche io ho provato a usare queste modifiche grafiche super fighe, però questo ha rimbalzato tutto il mondo. Bello, bello, bello. Possiamo riprovare a mettere un po' di musica, vediamo cosa c'è. Questa è bella. Senti che è tutta soft. Dai, ce la godiamo. Oh, ma questo è tutto... Avete visto? Era artistico, Mi è piaciuto. Mi è piaciuto. Dai, teniamocela un po' la musica. Vediamo. Probabilmente non farà così cagare, no? Poi a voi ve la tengo anche bassa bassa, così non vi dà fastidio. Queste sono build hacks. Anche questi girano su TikTok. Questo invece è uno che costruisce e sta creando una forma. Ed il lato sinistro dello schermo flippa da paura. Di solito queste immagini qui si fanno con dei... Dai, quelle che vedete in giro, no? Che tutti che disegnano queste cose realistiche. Però vedete già il disegno finito. Di solito sono fatte con un programmino, con una mod, che te le fa da sola. E tu non fai nulla. Però questo qui no. Lui se la sta facendo da solo. Blocco dopo blocco. Porca miseria. Bella pazienza. Ecco, vedi questo? Questo è finto. Perché si vede, perché lui mette gli ultimi 4 blocchi. E poi... È una roba gigante. Questo, quello che ha fatto la compilation, poverino, non lo sapeva. Allora l'ha visto e ha detto, che bravo questo. Ma in realtà, questo è... bellissimo. Questa canzone ci stava, Questo è Minecraft nella vita reale, l'ho visto diverse volte questo. Sono filtri, credo. Molto belli questi, A me che sono un po' boomerone, mi stupiscono questi. In realtà non credo di essere boomerone. Secondo voi sono un po' boomer? Secondo me no, dai. Cioè, è vero, a volte non so le cose, non so come funzionano, però anche voi, cioè, la prima volta che usate una cosa, cioè, dovrete impararla, no? Penso sia anche normale. Questo è un filtro, però magari lo vedi una volta e dici, bellissimo. Nel dubbio. Questo sta a fare un altro build axe, un acquario. Vabbè, ci sta. Adesso che l'acqua è tutta deformosa, vengono molto meglio queste cose, Infatti Anna lì ci si prende bene. Guardate, è bello. Mi piace, soprattutto perché io non devo fare nulla e si fa da solo, vedi? È per quello che vanno così tanto questi video, perché tu non devi muovere un dito e si fanno tutti da soli. Sì, bravo, sì, lì, bravo. L'unica cosa brutta è quando fanno qualcosa che tu faresti diversamente. E lì, cioè, immagino voi quando guardate i miei video, quando faccio qualche cagata e voi dite, ma quello non si fa così, capito? Succede, però... Ognuno funziona diversamente. Comunque erano dei bellissimi acquari quelli. Molto belli. Adesso... No, volevo vedere quello di prima. Beh, bello. Però quella... Mi piaceva quella cosa arcobaleno. Questo mi piace pure, da appendere i maiali. Bello, però... Quella cosa dritta, lunga, tutta colorata. Mi piaceva molto. Che è questo? No, ecco, questa cosa qui, rosico. Questa cosa qui, di far ballare le armor stand, c'è solo su Minecraft PE, quindi quello del cellulare. E su quello del PC non l'hanno messa. Ed è bellissima. Cioè, è una scemenza, però è bellissima.
Questi li ho visti pure, questi sono stupidi, che fanno i parkour infiniti, cioè vogliono dimostrarci che sono più bravi di noi, hai capito? Perché il video alla fine è così, capito? Cioè, è solo un tizio che fa sto percorso velocissimo, vedi, fa tutti i trick così. Cioè, pensa di essere migliore di noi, avete... Poi mette l'acqua, capito? Tutte queste cose qua. Cioè, io non sono per niente impressed, non so voi. Cioè, sono... Non lo so fare, non lo so fare. Però non mi faccio neanche impressionare. Cioè, almeno io non ho il nome qua dell'applicazione per registrare. Rank Demer, non so se è anche... Ho il nome suo, ma... non ci sta tanto bene lo stesso, eh. Questo è carino. Questo è carino. Una volta ho visto una cosa che faceva questi disegni così, con la sabbia. Vera, però, da comprare. E la volevo. Però costava tanto e Anna mi ha sgridato e non l'ho comprata. Fine della storia. È una storia molto triste, poco felice, eh. Bello, bello anche questo, sì. Mi piacciono quelli dove cade la gente e perde la roba. Molto simpatico. Cioè, in realtà no, perché poverini, qualcuno si fa pure male. Però, una volta ne ho visto uno. Che bello che era. L'avrete visto sicuramente, era un TikTok. Perché non mettono quelli più belli? C'era sto tipo che diceva alla moglie: stai attenta che qua si cade, eh. E poi due secondi dopo cadeva lui. E ci mettevano appunto all'esplosione degli oggetti come su Minecraft. Che bello. Questo che fa? Ah, ha cambiato l'ossidiana. Vabbè, sì, però non... Cioè, è un po' deludente, eh. Cioè, era partito benino, però adesso un po'... Cioè, gli ultimi erano veramente del cagà, ma anche questo, ma cos'è? Ho capito, tu puoi cambiare l'armor stand. Noi non gli possiamo manco mettere la spada in mano su computer. Pensate come siamo messi, eh? Bravo. Qui questo ci sta cercando di far rosicare perché noi non possiamo fare questa cosa. Grazie, gentile. No, no, ma gentile, davvero, eh. Non ti preoccupare, cioè, non è che io mi offendo, eh. Cioè, e poi guarda come la usa per fare il display delle spade. Pff, la userei molto meglio se ce l'avessi io. Sono un po'... Oggi sono un po' criticone. Forse un po' boomerello lo sono, eh. Un pochino boomerello. Non livello nonna, però livello mamma, un po' rompiball. Oggi sì, eh. Vado aggiornata. Oggi sì, oggi sì. Vedi che anche adesso vedo questo e dico, però cosa vuoi dimostrarci, capito? Proprio tipo boomerello che litiga con il vigile urbano che gli ha messo la multa, capito? Mi ci sento un pochino oggi, eh? Attenzione, attenzione. Perché infatti, vedi, e poi anche questi video registrati col cellulare che punta verso lo schermo. Capito? Mi danno un po' fastidio. E non dovrebbero, perché cioè è un po' da boomerelli, no? Non lo so, ditemelo voi. Cioè, oggi sono colto da questa crisi mistica. Questo è bello però, eh. Questo io metto là. Questo c'è anche su computer, meno male. Mi ricordo che l'abbiamo fatto anche noi sta cosa. Bellissima, senti, eh. Guarda, mo ballano. Oh, lui ha anche i pappagallini veri. Però ha ripreso lo schermo. Mannaggia, mannaggia. Questa è una bellissima, guarda, guarda. Che si vede deserto, nether, neve. E sembra un blocco, ma in realtà non è. È un'illusione ottica, wow. A noi boomerelli ci piacciono le illusioni ottiche, ci intrippano un bel po'. Basta però, perché di queste musiche stunz stunz ne ho avuto fin troppo per oggi. Devo fermarmi. Mi raccomando, ci vediamo stasera in live alle 19 sul sito Viola, non qui su YouTube. Mi raccomando, venite in live. Mannaggia Pippo. Vi aspetto. Link in descrizione, no, qui non c'è. Basta che scrivete Lion VGF Live e lo trovate. Per oggi è tutto. Lion, out!